Ciao a tutti, oggi vi propongo un secondo gustoso e facilissimo da preparare e anche economico, le polpette di patate con prosciutto cotto. Sono troppo buone e morbidissime, piacciono a grandi e piccini. Vediamo subito come si preparano. Ho lessato le patate, 500 g, in acqua bollente per 30 minuti a partire dal bollore. Una volta tiepide, le ho sbucciate e le ho passate nello schiacciapatate. Ora le vado a riunire in una ciotola con un uovo, 30-40 g di formaggio grattugiato, sale, pepe e prezzemolo. Mescolo il tutto con il cucchiaio. Poi vado ad aggiungere 3 fettine di prosciutto cotto che ho tagliato a pezzettini piccoli e continuo a impastare questa volta con le mani fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo. Se il vostro impasto risulta ancora troppo appiccicoso e quindi morbido, aggiungete un po' di pan grattato, 1 o 2 cucchiai di pan grattato, senza glutine se siete celiaci, giusto per farlo diventare più sodo. A questo punto, con le mani unte e leggermente d'olio, vado a formare le mie polpette. Non gli do la classica forma rotonda, ma tipo una goccia, leggermente schiacciate e appuntite. Per una versione vegetariana vi consiglio allora di aggiungere, anziché del prosciutto cotto, mezza zucchina grattugiata con una mandolina a fori larghi. La grattugiate, la strizzate bene con le mani e poi la aggiungete alle patate. Le polpette sono pronte, quelle che vedete nel piatto sono le polpette che sono venute con tutto l'impasto. Ora le vado a passare nella farina di riso da entrambi i lati. Queste polpette di patate io le passerò solo nella farina di riso e poi le andrò a friggere. Voi, se volete una panatura più croccante, allora, oltre al passaggio nella farina di riso, le passate anche in un uovo sbattuto e nel pan grattato. Ora le vado a friggere in 400 ml di olio di semi di girasole caldo. Le friggo 2-3 minuti per lato, devono colorire e comunque diventare ben dorate. Se non le volete friggere, le volete cuocere al forno, allora le disponete su una teglia foderata con carta da forno, aggiungete sopra un filo d'olio e le fate cuocere in forno caldo preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Devono, ripeto, sempre colorire bene da entrambi i lati. Ora le vado a scolare su carta assorbente. Ed eccole qui le polpettine di patate e prosciutto cotto sono pronte. Provatele perché sono davvero buonissime. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Un bacione a tutti dalla vostra Miri. Ciao!